La 27esima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona è stata vinta dal sestiere di Porta Manaresca con il cavaliere Lorenzo Melosso, che regala l'ottavo palio della storia e fa salire il rione rosso-blu in cima all'albo d'oro della rievocazione storica sulmonese. Via! Il giovane cavaliere 22 anni di Ascoli ha battuto in finale l'altro esordiente di questa giostra, Tommaso Finestra, in gara per il Borgo Pacentrano. Ottavo palio per il tuo sestiere, una grande soddisfazione. Sì, una grandissima soddisfazione perché è il mio primo anno all'esordio e fin dal primo giorno di prove mi sono trovato bene, una bellissima città, una bellissima atmosfera e sono veramente contento e ecco, già pensiamo al prossimo anno. Ecco. Voglio ringraziare prima di tutto il cavaliere perché è stato fantastico, tutto lo staff sono stati bravissimi, ci hanno regalato un sogno perché finalmente siamo i primi, siamo tornati a essere i primi a Sulmona. È veramente un buon bel successo, poi abbiamo quest'anno qualche novità anche dalla presenza del professor Scarbi, dal presidente della regione, la regina Coronella Muti, quindi veramente qualcosa di eccezionale quest'anno. Stiamo crescendo anno per anno, quindi facciamo sempre qualche cosa di più. Beh, penso che sia un onore e un piacere, anche perché credo che portare avanti tradizione e cultura sia molto importante per noi, per l'Italia, soprattutto dopo periodi così bui, pandemia, guerra, Italia che brucia, dunque penso che sia fondamentale. C'è un'aria, c'è un friccicore, c'è una bellissima emozione. Un'emozione particolare? Sì, assolutamente sì. Ho visto una città che ha un tono e che trova in questa giostra una dimensione non locale, non regionale, ma sicuramente nazionale, perché c'è un impegno pari a quello che c'è al Palio di Siena e quindi vedendo talvolta dei pali, anche a Ferrara ce n'è uno, che hanno molto minor risonanza di quello di Siena, penso che meritano e meriterebbero di avere un sostegno anche dal governo, visto che sono membro del governo, per essere più frequentati, più conosciuti. Lo vado dicendo ogni giorno, ma oggi sono veramente felice, siamo al clou, siamo al finale di questa giostra cavalleresca di Sulmona, però sappiamo che non finisce qui. E questo progetto ha bisogno della regione, ha bisogno di un forte sostegno, che è il progetto che unisce tutta quanta la provincia nel nome di Celestino V. Che è sempre più bella e sempre merita più attenzione, è capace di attrarre turisti dall'Italia e dal mondo, è la strada giusta per la crescita di questo territorio.